Ciao a tutti, dormiglioni, gameroni e non. Come state? Spero tutto bene. Benvenuti in un nuovo gameplay dedicato a Fortnite. Mentre facciamo partire la ricerca della partita, io vi ricordo, se ancora non siete iscritti al canale, non dimenticate di iscrivervi e di seguirmi anche sul canale principale Luca ASMR. E cercando Luca ASMR mi trovate anche su Instagram, TikTok, Twitch e piattaforme di musica in streaming tipo Spotify, Apple Music, Amazon Music, dove troverete gli audio estratti dai miei video del primo canale YouTube e dalle live che facciamo su YouTube il mercoledì e il venerdì. Bene bene, allora mentre cerca la partita vi ricordo anche alcune cosettine così giusto per. Vi ricordo che questo è sì un canale gameplay, ma è un canale gameplay ASMR, quindi siamo qui per rilassarci, per passare una mezz'oretta di tempo più o meno insieme, mentre insomma proviamo a non morire brutalmente. Non costruisco, ciò nonostante gioco in modalità con le costruzioni, perché ogni tanto mi viene comodo tirare su una barriera protettiva. Se vi va bene, bene, potete rimanere. Se non vi va bene, YouTube è pieno di canali gameplay che fanno i video come li volete voi. Andate su altri canali oppure fateveli. Oggi mi trovo molto agguerrito. Bene, allora stiamo per partire, raga. Ok, ringraziamo l'autista del bus. Io in questi giorni ho giocato un pochino, raga. Ogni tanto mi è andata bene, ogni tanto mi è andata molto male. Spoiler, molto spesso mi è andata male. Però ho scoperto un pochino di più la mappa, che poi c'è sta. Mi è sembrato di capire che insomma nel corso dei giorni dovrebbe in realtà cambiare la mappa. Così avevo capito che cambiava la stagione. Tipo questa dovrebbe già essere stagione 6 forse. Io onestamente, raga, non c'ero agli inizi, quindi non ne ho la più pallida idea. Non ho idea di come fosse la mappa. Però devo dire che ricordo questa zona. Ricordo che venivo sempre qui a tirare giù questo affare, rischiando la vita tutte le volte. Perché c'era già nell'ultima stagione in cui avevo giocato, insomma. Ehi, tipo che scendi. Dai, su, che sennò qua diventa obiettivo per Totte. Dai. Sta registrando in tutto ciò. Sì, sai che ride di sé. Ok, secondo me possiamo scendere, Luca. Ok, bene. Tipo, nascondiamoci. Paura. Sta arrivando, ragazzi, sta arrivando. Sta entrando, raga. Pronti a sparare? No. Se ne sta andando. Te ne vai? No, sta tornando. Pronti a sparare? Te ne stai andando. Bene, bravo. Hai fatto bene. Sei stato molto furbo. Ma ora scappo io. Ciao. Paura. Arrampichiamoci. Ok, oddio, c'è un tipo. Raga, ma perché la gente non mi lascia? Ma lasciami. Lasciami morire come voglio morire io. Raga, ma dai. Ciaone. L'allero. Vabbè, questa era la prima, raga, era di riscaldamento. A quest'ora, raga, la gente è troppo brava a giocare, posso dire. Sto registrando questo video. Aspettate che non riesco a far partire la partita. Sono le 11 del mattino. Magari devo anche mettere il non disturbare al telefono, perché sennò è giurato che iniziano a chiamarmi, a scrivermi tutti quanti. A quest'ora, raga, la gente è troppo brava. Poco altro da aggiungere. Vabbè, allora io metto un attimo in pausa e faccio ripartire la registrazione quando parte la partita. Ok, rieccoci qui. Abbiamo una skin carina. Chi sei? Ah, ok, possiamo nasconderci nel prato sostanzialmente. Non so perché non si sente più l'audio. Perché non si sente più l'audio, raga? Non lo so. Ok, ora si sente di nuovo. Tra le altre cose, aspettate che vado a togliere il... Qui metto l'offline, altrimenti, raga, continuate a invitarmi. Sapete che è tanto inutile. Allora, 6 secondi, 5, 4, 3. Ringraziamo l'autista, abbiamo già salutato. Ok, partiamo, raga, dai, questa dobbiamo farla meglio. Luchino. Quella era di riscaldamento, la prima, per capire, insomma, raga, come muoverci, ok? Come se cambiasse tutto da una volta all'altra, ma noi facciamo finta che sia così. Facciamo assolutamente finta che sia così. E ora siamo carichi. Carichi scattanti. Innanzitutto so già dove prendere qui questo forzierino che, insomma, mi
poi evitare subito questa zona perché si accumulano tutti lì e se ne danno giù a manetta proprio. Mi sembra, non lo so, che non aspettino. Ehi. Vabbè. Bene. Uno ce lo siamo tolto. Ok. Non male. Benissimo. Questo mi piace assai. Allora, raga, io prendo subito lo scudo. Anche se so che poi devo impazzire per cercarne uno di quelli. Adesso stai a vedere che ce n'erano qui. No? Ok, vabbè. Allora, ce n'è un altro, raga. Attenzione. Potrebbe arrivare qualcuno. No. Ok, meglio così. Tiriamo giù. Eccolo qua. Ehi, ma non si fa così. Ma tu vieni qui e pensi di potermi sparare come niente fosse. Ma sei una... Raga, ma è pieno di carogne. È pieno di... Io non lo so. Vabbè, avete già capito come funziona. Metto in pausa e ritorniamo, raga. Cioè, non so come la vogliamo chiamare questa partita. Sfiga cosmica, incapacità, sorprendente. Non lo so, raga. Fate voi, vi lascio a voi la scelta nei commenti. Fatemi sapere come titolereste questo video. Io tipo non lo so, cioè sconvolto. Però non c'è due senza tre. La verità è questa, raga. Cioè, l'universo ha detto: Luca, non c'è due senza tre. Hai fatto due partite iniziali pessime. Quindi o facciamo anche la terza in modo schifo, probabile, estremamente probabile a quest'ora, oppure adesso ne faremo una estremamente fantastica. Non ne ho idea. Non voglio neanche provare a iettarmela, perché insomma, raga, sappiamo che tanto andrà male. Però voglio essere comunque il primo ad atterrare, quindi andiamo giù deltaplano e atterreremo qui. Ok, dovrei essere il primo a essere atterrato, quantomeno. Sì, boh, non si sa. Allora andiamo alla ricerca, tipo laggiù. Sì, siamo i primi a essere atterrati. Cioè, mi cambia qualcosa essere primo, raga? No, chiaramente no. Però già che muoio tipo alla velocità della luce, posso fregiarmi di questo titolo e dire: sì, ma io sono atterrato per primo. Cioè, se mi fai fuori subito va anche bene, ma io sono atterrato per primo. Cioè, questo non me lo puoi togliere, capito? Ecco. Allora, abbiamo un rampino e la mitraglia. Ok. Cerchiamo qualcos'altro di valido. Bene. Abbiamo rampini come se piovessero oggi, ok? Allora, prendiamo subito i nostri scudini. Ok. Almeno siamo a posto. Abbiamo delle munizioni, prendiamole, assolutamente sì. Raga, comunque sto notando che insomma nelle prime season i forzieri, cioè sembrava gli pesasse il fondoschiena metterne. Ce ne trovi veramente pochi. Nelle ultime cose di Fortnite, cioè come ti giravi, trovavi un forziere, trovavi un'arma, non lo so, ancora un po' e quando atterravi ti regalavano un forziere. O è una mia idea. Qui fai veramente fatica a trovare forzieri e armi. Poi magari ne trovi 25 tutti assieme. Però, non lo so. Tra l'altro, raga, non mi piace questo fucile a pompa qui, proprio non mi garba. Dov'è questo qui? Non mi piace. Non mi piace per niente. Allora, vediamo qui dentro se troviamo qualcosa. Fucile d'assalto pesante. Poh, prendiamolo. Allora, vediamo qui. Luca, ci sono le scale, perché devi tirarle giù? A parte che non ci servono neanche. Apriamo qua. Ok. Vediamo. Molto bene, raga. Lo prendo al posto del rampino perché tanto io mi conosco e so che non lo uso. Fucile d'assalto con la mitraglia, raga. Cioè con la mitraglia, vabbè, avete capito, sono sfasato. Col mirino, Luca, col mirino, si chiama mirino, che non mi piace. E orca me stanno a sparare, raga. Però Dove stai? Potrebbe esserci una sirena in arrivo, raga. No, se ne sta andando via. Sia la sirena sia il tipo. Bene, andatevene via. Che qui io vorrei arrivare un pochino più avanti, eh. Cortesemente, cerchiamo di non fare scherzi. Allora, già non mi piace, ma almeno prendiamolo che sia buono. Raga, guardate un po' lì che ho visto. Boom, godo. Oh, almeno una morte, raga, siamo riusciti a farla quest'oggi, eh.
che sono sveglio, ma evidentemente come se non lo fossi. Vabbè. Allora, mettiamo la mitraglietta, che qua non si sa mai che c'è qualcuno che ci fa gli scherzi. Allora, l'assalto pesante, no? Abbiamo già quell'altro che mi piace di più. E raga, lanciarazzi, no, tanto ne è soltanto uno, non me ne faccio niente. Non me ne faccio niente. I rampini come se piovesse. Ok, allora raga, un'uccisione l'abbiamo fatta. Io mi ritengo soddisfatto per come sono andate le due partite precedenti. Cioè proprio totalmente non mi lamento, non mi lamento. Però stavo ragionando, raga, cioè io adesso qui ho preso il fucile di precisione semiautomatico, ma ho già questo col mirino, quindi in realtà non è che mi serva proprio proprio. Cioè stavo ragionando su questa cosa, quindi nell'attesa di trovare qualcosa di meglio, prendiamoci questo. Sì. E non si sa mai. Metti mai che. Ecco, andiamo ad esplorare questa zona, che così almeno si scopre la mappa, che sennò rifugio ritirato sembra. Potrebbe essere. Allora, andiamo. Beh, ragazzi, ho fatto un'uccisione, però in realtà anche prima ero già riuscito a fare un'uccisione, eh. Quindi, insomma, non è che io abbia fatto questa grande cosa. Cerchiamo di farne due luchino, almeno due uccisioni. Cioè, dipende, perché la gente tendenzialmente gioca Fortnite e dice: oh, questa la vinco, oh, faccio vittoria. Io sono lì che tranquillo dico: ma magari riesco a fare due uccisioni, perché tanto so di non poter ambire a molto di più. Vabbè. Oh, quanti funghi. Quanti funghetti. Ci piacciono i funghetti. Magna dei funghi, che almeno ti ricarichi. Ecco, anche gli scudi, raga, nelle ultime season, capitoli e quant'altro, cioè scudi, non so, come ti giravi, trovavi degli scudi. Ora un pochino più complesso, è una mia idea trovarli, mi dà questa sensazione. Poi boh, magari sbaglio, però percepisco un baule. Vediamo un po'. L'ho percepito, ma non a sufficienza. Quindi sarà qua sotto, raga, che dite? Allora, li metto qui. Secondo me potrebbe essere qui sotto. Eh sì, infatti. Dun dun dun. Molto fucile d'assalto col mirino viola. Ottimo, guys. Allora, io prenderei questo. Stiamo così. Anzi, sapete cosa? Lo so, è sprecato, raga, ma tanto 15 secondi. Lui diversamente non riesco a usarlo, perché se ho qualcuno alle calcagna che mi spara, me fa fuori, cioè capite? Non giudicate. Ho sprecato un super baule, un super barile per avere 10 di scudo. Sì, ma non mi interessa, raga, e lo rifarei ancora. E raga, mollo quello blu per questo, che mi piace molto di più. Raga, cioè sarà anche bianco, non mi interessa. Per me questo è la vita. È la vita. È l'arma proprio definitiva, ok? Allora prendiamo di questi qui, andiamo alla ricerca. Raga, dobbiamo anche muoverci abbastanza in fretta, perché sta arrivando la tempesta. Ma noi ce la faremo. Un rampinello. Qui. Di là c'è qualcosa, raga. Ma dove? Sarà lì su. Ah, dovrebbe essere. Dicevo, quando ho il fucile d'assalto col mirino, tutto sommato, mi trovo abbastanza a mio agio, vi dirò. Proviamo a tirarlo giù, tiriamo l'attenzione, raga, perché, non lo so, mi permette di sparare alla gente un po' da lontanino, e ci può stare.
salire un pochetto da qui. Meglio stare in alto, raga. Questa roba non cambia da una volta all'altra. Chi in alto domina la partita. Ok, vedo degli spari. Vedo degli spari, andiamo a cercare chi è che si sparacchia. Allora, stanno a corso commercio. Che per me, raga, è troppo commerciale. Cioè, no, a corso commercio, raga, c'è sempre troppa gente. C'è sempre troppa gente che si spara. Troppi anfratti dove la gente si può nascondere. E questa cosa per me è un problema. Dove sei andato? Tu, sparatore. Dove sei? Dove sei andato? Proviamo ad andare su quel rudere. Andiamo su da quel rudere. Vediamo se riusciamo a vedere qualcuno con il nostro mirino. Mirino tattico. Giù così, ok, ok. Allora, e mentre suonano clacson fuori, vabbè, voi non fateci troppo caso. Qui devo controllare la zona, raga, perché sennò so già che mi sparano mentre arrivo in alto. Così che funziona tutte le volte, mi sparano, mi individuano e mi sparano. Ok, siamo alla signora catapecchia. Vediamo se c'è qualcosa da raccattare. Ne. Sono già passati a raccattare tutto il raccattabile. Direi di andare sul tetto. Ok. E tranquilli, tranquilli. Vediamo un po'. Non c'è più nessuno. Sono spariti tutti. Sono spariti tutti. Tutti, 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 tutti. Vabbè, raga, che dobbiamo fare? Comunque, non so se voi lo vedete. Sì, penso che si veda anche dalla registrazione. Questi problemi grafici. Non capisco mai. Ah, c'è qualcuno che si spara, raga. Non capisci mai se stanno costruendo o se è un problema grafico. Allora, di là c'è qualcuno, raga, che si sta sparando. Quindi secondo me potremmo aspettarci di vedere qualcuno tipo passare da queste parti. O da queste parti. Non si sa. Non si sa. Bisognerà aspettare di vedere se raccattano l'airdrop. Nel frattempo guardiamo da queste parti, perché altrimenti, raga, siamo un pochino esposti. C'è qualcuno che arriva, vuole un proiettile, no, non vuole il proiettile, raga. Allora, sta arrivando l'airdrop, attenzione, eccolo lì, lo vedo, non lo vedo più, bisogna capire se qualcuno lo va a richiamare o meno. Secondo me no, sento degli spari. Ma non li vedo. L'hanno preso l'airdrop, raga. Hanno preso l'airdrop. Quindi c'è qualcuno. C'è qualcuno. Attenzione. Ah, qui forse hanno costruito. No, questa è una casa. Boh, non l'idea. Comunque io aspetterei di vedere se vediamo dei movimenti sospetti, raga. Dai. Ok, raga, teoricamente adesso dovremmo vedere qualcuno venire in qua. Perché per forza di cose la zona safe è dietro di me. Devi venire in qua. Eccoti, l'ho visto, raga. Dove sei finito? Dove? Eccoti qui. Preso. Dai. Non fare le finte, porca miseria, mi sta puntando. Giù, ok. Mi stava puntando, ma come si permette? Ma come si permette, dico io. Mi sta puntando. Vieni fuori. Mi sta puntando ancora. Raga, ok, meglio scappare. Abbiamo capito che quando c'è un altro fucile col mirino, raga, urca, è un po' alto. Boom. Okay, sono vivo. Potrei andare a nascondermi da qualche parte là dietro. Sì, tipo potrei andare a nascondermi là dietro. Oppure potrei salire qui sopra. Nessuno si aspetterebbe di trovarmi in alto. Che partita entusiasmante, lo so. C'è qualcuno che spara. Oh mio Dio, eccolo qua, eccolo qui. Ok. Vieni a rompere le palle a me. Sì, tu vieni a rompere le palle a me, ti ho capito, sai. Boom. Godo molto. Ok, raga. Allora, ho bisogno tipo di curarmi assolutamente. Luca, giù e curati.
dite che era il tipo di prima? No, secondo me no, era un altro, era un altro. Comunque non ho assolutamente vita, non ho assolutamente vita. Mi serve qualcosa per curarmi. Hai qualcosa? Questo fucile pesante tattico, raga, ma lo prendo assolutamente sì. E prendo anche il lanciarazzi, questo qui, fucile d'assalto pesante. Raga, faccio questa roba, non lo so, lo so che potrebbe non essere utile, ma io prendo tutto il prendibile. Prendo tutto il prendibile, anche se ho bisogno di cure in questo momento, raga, ho bisogno di cure. Ho bisogno di tante cure, troppe cure. Allora, stiamo giù, sia mai che magari, non lo so, vediamo transitare qualcuno. Raga, io ho bisogno di cure. Dove le possiamo trovare? In città. Andiamo in città a cercare cure. Andiamo in città a trovare cure perché al momento, raga, ho tipo 132 di vita. Che non è poco per carità, ma nella mia testa vedere la vita a 32 è un problema. È un gran problema. Allora laggiù c'è un baule. Corri Luchino, corri Luchino, corri Luchino che magari sei fortunato e trovi un medikit. Dai, 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 medikit, niente medikit, mannaggia la miseria. Vabbè, meglio così perché sarei stato un pochino troppo esposto, un pochino troppo esposto. Allora, proviamo ad andare a vedere qua, 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 qua. Dai, 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 Luchino, veloce, 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 veloce. No, qui sono già passati, miseriaccia, miseriaccia. Allora, abbiamo quello che però non ci serve particolarmente in questo momento, raga, tanto ormai siamo alle fasi finali, siamo in top 10, non avrò tempo di prendere gli scudi. Al massimo degli scudini, al massimo degli scudini. Qui anche, raga, mi sa che sono già passati. Diamoci questo che siamo pronti a usarlo almeno. No, raga, morirò cercando della vita. Morirò cercando della vita. Corri, 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 corri. Scivola, scivola, scivola. Ok, proviamo qui dentro, proviamo qui dentro. Dai, ma mi avete rubato tutte le vite. Però siete degli infami, cioè lasciarne una per dopo. Cioè, così è, per dire. Ora, è vero che non la vuoi lasciare a me, va bene, però non sai se in futuro può servirti o meno, no? Allora lasciamene una, lasciamene una. No, hanno raccattato tutto, raga. Hanno raccattato tutto. Vabbè, andiamo verso l'altra zona safe. Qua nel frattempo, nella ricerca di vita, passa il tempo. No, raga, no, non c'è niente. Cioè, sono passati gli unni, hanno raccolto tutto. Ho percepito, ho percepito. Ah, questa non l'avete vista, eh. Ma tanto non c'è niente che mi serve. Cioè, dico, almeno che delle bende, che in genere le odio, perché non servono un cacchio. Medikit, medikit della mia vita, eccoti qui. Ok, raga, sento che posso avere ancora delle possibilità. Sento di poter avere ancora delle possibilità. Dai, 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 dai. Ok. Allora, raga, laggiù c'è un altro affare, proviamo a prendere anche quello, sia mai che. No, allora raga, comunque devo fare un attimo di spostamenti, mettere tipo questo qui. Mettiamo questo qui, questo qui. Ok, sì, così mi piace. No, 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 no. Così, così. Vediamo.
saga top 5. Allora, mi sembrano di vedere dei movimenti. No. Lì c'è un tipo. No, no, raga. Cosa pensa di fare? Eccolo lì. Ma se io gli tiro una bombetta, c'è una cosa di queste, raga. Vediamo un po' se si toglie. Deciso come muovermi. Lo hanno fatto fuori, raga, è sicuro. Ho visto dei passi, credo di aver visto dei passi, ho visto dei passi, raga. Li ho sognati. Eccoli lì. Preso. Tanto Stella, devi spostarti contro il sottoscritto, te lo dico. Potresti non saperlo, ma devi spostarti come il sottoscritto. Raga, tesissima. Tesissima. Sfiga cosmica però, cioè l'incapacità.
capacità più che sfiga. Avessi avuto tutte le cure, avessi avuto tutte le cure, magari ce l'avrei potuta fare. Vabbè ragazzi, comunque siamo arrivati secondi. Siamo arrivati secondi. Io il mio risultato me lo sono portato a casa, mi ritengo assolutamente soddisfatto, molto bene. Io vi ricordo, se ancora non siete iscritti al canale, non dimenticate di iscrivervi e ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Alla prossima, ciao!